Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati, terzo video, tutta la notte svegli, senza, aspetta, non guardo né parole, non mi ricordo più niente. Ah sì, tutta la notte svegli, Dream Championship Cup, Watta, Zaccarazza, e andiamo ancora un'altra volta. Team dei sogni, l'ho perso, eccolo qua. Team dei sogni, e si parte, 1, 2, 3, Zangara, Zangara, Zangara. Per la cronaca, ho fatto un pochino lo schermo più. Raga, mi sto perdendo, aspettate un attimo. Allora, 1, 2, 3, 4, ok, dovrebbe andare bene l'audio così. Allora, ho fatto la mia webcam un po' più luminosa, perché ho notato che se mi riscontrava male in confronto a come mi vedo io nella realtà. Quindi ho deciso di dargli più luminosità. E quindi queste. Sperando che a questo giro l'audio si senta, visto che nei video precedenti l'audio è stato molto zucker, zanger, zinger, bab, zungerberg, ho deciso di alzare l'audio di un pochino, sperando che quel pochino si senta e non stoni. Ma va a finire che l'audio stona, o l'audio di nuovo non si sente, io mi incazzo come un cavallo turco. E volevamo tutti quanti in pensilvania. Allora, il team avversario è 10.000 volte, non una, 10.000 volte più sistemata e forte del mio. Ciò non significa che vince, significa semplicemente che è una bella gatta da pelare, o un bel gatto da pelare, o un bel canguro da pelare, va bene, insomma, è un bel problema d'agosto. Le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà, sembra incominciata già. Se la palla non rimbalza su Roberto Carlos, sui fottuto, quando le nevi, 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 nevi. Quindi questa è una delle. Ecco, la palla su Roberto Carlos, la palla logicamente va a rimbalzare al lato opposto su Mongolman. Allora, tiriamo logicamente dalla distanza per dare tempo ai miei attaccanti di andare verso il Ken Wakashimazu e sperare in una respinta e quindi automaticamente prendere il ballone e ributtarlo in da rete. L'unica persona che può bucare attualmente la rete di Wakashimazu è Riva Ulsan. Quindi, o riesco a impostare un'azione con Riva Ulsan o Minkyu. Minchiul, 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 minchiulo. Quindi queste sono per ora le idee. Da notare che lui ha così tanti latenti. Non è vero, ce n'ha 3, quindi mi sto impressionando. Sto impressionando, però quel mazzo di C mi sa di cattiveria. Cioè, avendolo giocato io, so quanto è cattivo. In una mono jump è ancora più cattivo in una mono jump con limiti come questa. Mi sa proprio di cattiveria. Allora, lui c'ha la parata a livello 17. Ciò significa che gli posso bucare il culo. Ecco, ha preso proprio quel mazzo. Cioè, tra tutti, proprio quello no. Ora riesce a fare. Lo sapevo io che succede. Io lo sapevo. Nero si. Oh! Ma se qualcuno mi diceva succede, io dicevo 100-100. Dicevo sì, è vero. Da dove ti aiuto? Vabbè, non fa niente, mi sto guardando in webcam come solito, quindi fa niente. Tiro angolato, ma la devi rimbalzare un'altra volta. Possibilmente su uno dei miei, no, dei tuoi miei, Fabio Rippa Players. Thank you. La rimbalzi sui miei che non sia Levin, sta solo Levin. Vabbè, con Levin la passo dietro, arriva Ul, arriva Ul, arriva Ul, soprattutto arriva Ul, arriva Ul. Rivaulla, poi passa avanti e tira, e poi fanno le macumbe. Se poi magari questo tiro entra in rete, io no, va bene, non ti preoccupare, già me l'aspettavo che mi facevi queste ciumarie. La palla penso sia finita fuori. No, è finita su Levin come avevo previstato. Il problema di base è che nessuno può tirare. Perché se la passa sto ricchione di. Ragazzi, cioè che mi sto fermando a terra, facevo il colpo di idee. Ci sto pensando, ma non ho idee. Vai, tira!
cazzo, cazzo il tiro di Levin, cazzo, minchia pota, vamos a bailar. Guarda bella che entrava, ma lo ridivo come una merdaccia nera. Il problema di base è che se la passava a Santana si sarebbe... Cioè, ti stai scizzachi là, tu c'hai solo una cosa che puoi fare, una sola cosa puoi fare nella tua esistenza, una sola cosa puoi fare, l'autointercetto, tu ti fai passare la palla davanti come un mongo demente, perché Santana mio, io ti amo con tutto il cuore, con tutta la mia vita, ma che cazzo hai fatto? Vabbè, comunque la palla andrà sicuramente a Giuga, no, non va a Giuga, strano, molto molto strano. Anche se potrebbe passarla, non la può passare. Boh. Onestamente, che cazzo di azione hai fatto? Cioè, Yuga. Ah, perché Yuga si scontrava con Robson. Probabilmente, ragazzo, ha pensato: Yuga si scontra con Robson. E Yuga si deve scontrare con Robson. Ma intanto, guardatelo, il vecchio Carlos Roberto corre! Il pandemonio sceso in terra! Il santo che non ha santi! E tira, senza fregarsene della distanza, delle conseguenze, dei problemi. I problemi qua non ci sono. E tira, Roberto Carlos, della distanza. Olè, 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 olè. Roberto, hai già fatto male vicino a mensola. Roberto Carlos, lui tira, lui tira. Ragazzi, se non faccio così mi addormento, considerando che non ho dormito. Se non mi autobusto, se non mi do auto power, mi addormo. Quindi, Roberto Carlos, olè, 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 olè. Full power, nani. Ok, leggermente si potresti. Per grazia, scusami. L'IRSP, fuck that shit, non ci credo. Hai parato il tiro. Santana. Vabbè, Santana, vediamo il culo, non è possibile, non so credere, cioè, tu stai là innanzi, parlate passa innanzi, ma vuoi attivare la statua, ma vuoi provare almeno alla piglia, a smorzarla, almeno a smorzarla, almeno a farmi dire che provi a fare il salto, e tu dici, vabbè, quella provata a saltare non c'è riuscito, capita, no, tu non fai un cazzo, cioè, tu non puoi fare un cazzo, solo perché io ho messo la persona in paura, ti pensi che puoi fare quello che cazzo vuoi tu, non funziona così qua non funziona così. Mo, tu se mi salti, te lo giuro sulle divinità egizie che ti sparo in bocca. Ok, tutto a posto. Roberto Carlos non c'è. Ragazzi, in realtà non c'è nessuno. Perché non c'è nessuno. No, veramente non so perché non c'è nessuno. Almeno questo tiro è lungo. In profondità. Arriva Ulsan. Arriva Ulsan. Fuck that shit che mi ha bloccato, Misugi. Ok, ragazzi, calma e sangue freddo, calma e sangue freddo. Allora, c'è un problema che io non vi ho raccontato. Siccome per rientrare nei se... Ma vaffanculo! Per rientrare nei 720, Rivaul non è full limit breakerato, quindi non ha per niente, dico per niente perché per niente significa per niente corsa. Non ha velocità, ha soltanto tiro. Quindi significa che se io faccio dribbling... Tutti quanti mi raggiungono in un nanosecondo, cioè già stanno là davanti a me che mi guardano e mi fanno ciao. Allora, onde evitare problematiche del genere, io avrei bisogno di fare dei cambi. Allora, siccome sta partita è tosta e non è facile, per stavolta mi voglio avvalere dell'aiuto del magico, fantastico Brian, che anche se non lo metto come punta principale, sta abbastanza vicino, paragonato a prima, Rivaul centrale, Rivaul centrale. Ok ragazzi, quindi abbiamo tirato le cuoia, stavo dicendo, abbiamo tirato le somme, avendo tirato le somme abbiamo capito che questa partita si deve vincere facendo un tiro di Rivaulzan. Ok, siccome attualmente stiamo di nuovo punto da capo, però così... Brucio quasi tutta la stamina. Sti cazzi, mi devi scusare, Robby Carlo, mi devi scusare, tesoro. Io non lo faccio per cattiveria, te lo giuro, però qua devi capire. Purtroppo la vita dà degli imprevisti. Io devo usare un attimo te per arrivare a un bene maggiore. Capito?
capiscimi, non mi odiare, te prego, ti scongiuro. Madonna, in questo momento. Solo Roberto c'ha la barba in campo, no? E allora preferisco essere l'allenatore. Mi fa crescere la barba come Capitano America. Il barbone qua. Mo, se per caso sta palla dovesse rimbalzare su Riva Ulsan fa un bel tiro livello 18, che non è alto, ma è 18. E a sto cretino gli spacco la cornamusa che lo mando all'ospedale. Lo faccio proprio smettere di giocare. Sayonara. Salutam, che sta ancora qua. Niente, para pure questa. La palla va da Oi, perché logicamente Oi stava proprio davanti alla porta. No, non stava a Rivaul, no, stava Oi, suo logicamente sul lato, non stava. Ah, fanculo, che cazzo tiri a fare, rimango spastico ritardato, tu questa rovesciata incessante. A me mi fai solo una cortesia se mi compiaggino. Tu e quel cazzo di stamina trash che c'hai come passiva, spastico. Mongoloide, ti pensi che stai facendo una cosa buona? Stai facendo una cosa inutile. Oddio, aspetta, sto guardando la webcam. Calmati, calmati, calmati. Non so cosa fare, panico, panico. Assolta. Raga, qualsiasi cosa faccio me la toglie, perché finta contro intercetto livello 8000 me la toglie. Quindi se faccio la finta me la toglie, quindi questi gli ho regalato un gol, questo è quando vai nel panico, 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 panico. Proviamo, finta, andiamo a logica, ma non. No, troppo tardi. Quando la dice con me, l'ho proprio detto io che la palla non sarebbe andata. Logicamente il rimbalzo vola all'indietro e vola su Yuga. Mi sembra corretto perché i rimbalzi funzionano così, cioè non è che no, per questo tira anche perché. Sa che se va avanti la palla non si avvicina proprio alla rete, quindi sa che l'unica possibilità è questa. Allora lui tira. Infatti, lui, come vi dicevo, perché io sono il mago delle prediction, The Prediction King. Mi sento molto Roberto Sato in questo momento. Madonna mia, che vita triste. Ok, la smorza completamente di petto. Logicamente va sul mio mazzo che non serve a un. Non serve a un. Allora, il problema generale è che stanno un po' tutti fuori gioco. Perché cazzo state tutti fuori gioco? La mia domanda a cui non c'è risposta. Il passaggio lo posso fare solo per te, ma tu no. Quindi facciamo un dribbling e passiamo subito in difensiva, in modo che i miei due attaccanti che stanno avanti tornino subito dietro perché mi servono dietro. Ora ricordiamoci sempre che sto senza occhiali, quindi guardare il fuori gioco alla velocità della luce è un po' difficile, ok. Se riesco a no, se non gli si attiva il full power nello stesso momento in cui questo tiro arriva a porta, la sua partita è finita. Lui ha finito di giocare. Nel caso in cui. Ma non si Dio, ma lo sapevo io che avevo detto, raga, che vi avevo detto. Io mi sento che sto stronzo mi incula. E sto stronzo mi ha inculato. Cioè, non. Oh, no. Vabbè, vabbè, raga, vabbè, vabbè. Questo mi attiva il full power e cazzo e mazzi, gli devo fare tre tiri, cioè, ma non ci sta, non ci sta, cioè, non ci sta, non ci vale proprio, non ci vale. Io quello che dovevo fare era tutt'altro, mi hai rovinato tutti i piani, cioè, sto mazzo di merda, a te chi l'ha creato, la fana. Ok, ora, ragazzi, scusate, non mi dimentico che quando sbatto le mani tengo il microfono qua, io sono abituato ad avere il microfono sopra, quindi quando sbatto le mani non do fastidio. Invece ora vi sto proprio rompendo i cocones, però mi sono dimenticato, non l'ho fatto logicamente apposta, non volevo ferire i vostri feelings, i vostri sentimientos, il vostro cuore, sì, o qualsiasi cosa avete al posto del bidone dell'immondizia, eh? Non volevo ferire il vostro bidone dell'immondizia, scusatemi se ho ferito il vostro bidone dell'immondizia, sono logorroico perché è un po', cioè è presto, però è tardi. Diciamo che lavorare di notte non è proprio il top per un essere umano. Ok, autointercetto di Levin. Autointercetto di Levin, sì, tutto quello che mi vuoi tu. Ma Rivaulo, dove cazzo sta? Cioè, ma tu stai. Ma veramente stai facendo? Ma ti levi dei coglioni? Ok, tiro del falco dorato.
Questo tiro dovrebbe portarmi alla vittoria. Nel caso in cui non mi porti alla vittoria, ci sarà il tiro di Brian decisivo che non gli permetterà neanche di fare assolutamente niente. È bellissima l'animazione del falcone dietro Rivaul, cui non sono abituato a vedere perché non ho mai giocato Rivaul. Non mi ricordo se è attivato il full power. Se lo attiva ora, puoi fare questa parata. La prossima ti faccio con Brian il tiro e non avrei abbastanza stamina per parare. Quindi automaticamente mi regali il gol. Quindi a te le conclusioni. Puoi perdere ora o puoi perdere dopo. A me non frega niente. L'importante è che perdi. Ora lui sta pensando cosa fare. Non vedo full power attivi. Questo potrebbe essere un gol tra 3, 2, 1. Yes! Yes! Ok. Abbiamo spaccato i cessi. Si disconnette! Si disconnette! Mi sono dimenticato. Ok, rifacciamo. Si disconnette! Ole, ole! Siamo i campioni! Abbiamo distrutto il re dei piscioni! Ok ragazzi, e con anche questa partita abbiamo perso altri bellissimi 10 minuti con una partita che yatta, ha spaccato, ma mi sembra che abbia fatto un po' troppo. Devo rasare meglio qua, sì ragazzi, questi sono sempre le rasature fatte in casa, che sono le cose più yatta. Per questo video è todos. Non so perché viene da fare così come fa Santana, non mi vedete. Santana fa il tiro con... per far capire il gol, no? E quindi anche per questa partita è tutto. E dalla Fabio Rippa Studios vi auguro un buon giorno e un buon continuo di giornata. Ci becchiamo, penso, dopo. Yetta!